la Roma di Garcia si ferma alla decima vittoria consecutiva, rallentata da un Torino che porta a casa un pareggio meritatissimo con i giallorossi. Un 1-1 inaspettato dopo l'inizio di campionato schioppiettante per la Roma. Una sfida tra capitali, anche perché il Torino resta sempre una grande squadra, capace di mettere in difficoltà gli avversari, come ieri sera nel posticipo dell'undicesima giornata, dove si è difeso egregiamente da una Roma che forse ha preso sotto gamba la partita. E così Torino-Roma finisce 1-1 grazie alle reti di Strootman per i giallorossi e Cerci per i Granata, che guarda caso è cresciuto proprio nelle giovanili della squadra avversaria, dopo una partita che ha premiato la scelta di Ventura di schierare un Torino super offensivo. Un Toro che al termine della partita ha festeggiato come se avesse vinto lo scudetto, con i tifosi che urlavano e acclamavano Cerci come un gladiatore. E poco contano le contestazioni della Roma relative a due episodi dubbi che avrebbero potuto vedergli assegnato un rigore. Ciò che conta è il risultato, una vera conquista. Malgrado il pareggio, tuttavia, la Roma rimane in testa alla classifica, seguita da Napoli e Juventus, che ovviamente non mollano la presa.